Buonasera a tutti. Abbiamo deciso di, come Rossa e Devolostop, di presentare il libro di Sergio Cesaratto, 6 lezioni di economia, per vari motivi. Intanto spendo due parole su Rossa e soprattutto su Eurostop, che è una piattaforma sociale che si occupa principalmente, diciamo, che è individuato come temi cruciali quelli della rottura con l'Unione Europea e con l'euro, e una piattaforma alla quale Rossa appartiene insieme a USB, il sindacato USB, Sinistra No Euro, Noi Saremo Tutto e altri, Partito Comunista Italiano, altri gruppi della sinistra, diciamo, anti-unionista e critica delle politiche di austerità e neoliberali dell'Unione Europea. Il libro di... Perché abbiamo deciso di presentare questo libro? Intanto una cosa che facilmente troverete anche nelle recensioni che circolano su internet e altrove è sicuramente lo stile del testo, che è uno stile nello stesso tempo didattico, viene riconosciuto da tutti, insomma, uno stile didattico e rigoroso al contempo, dove i concetti emergono dal confronto con le grandi teorie economiche, calate nei loro contesti storici e sociali, e poi arrivano a comporsi mano a mano, a creare una griglia interpretativa del presente, della situazione attuale. In particolare due concetti economici fondamentali sui quali insiste Sergio: il concetto di sovrappiù e quello di vincolo estero, che magari penso, insomma, toccherà nella sua presentazione. Oltre a questo, però, c'è anche una direttiva generale di pensiero che ci interessa soprattutto come Rossa, e cioè l'idea che l'economia sia al contempo una scienza che abbia uno statuto di scientificità, di razionalità, esiste in qualche modo la possibilità di individuare una verità, per quanto poi chiaramente esposta al dibattito e alla critica, e nello stesso tempo sia intrecciata con interessi che questa o quella teoria può sostenere e con i quali può convergere, può giustificare, e quindi sia fondamentalmente anche legata alla politica. E se non, oltre a questa, diciamo, convergenza, anche perché è oggetto della politica stessa. C'è una frase verso all'inizio del libro, insomma, dove Sergio dice che una volta introdotta la distribuzione del reddito fra le classi sociali, l'economia si fa politica, e in politica, riprendendo una semplificazione precedente, si discute di due cose: di come suddividersi la torta che si è prodotta e magari di farla crescere, e di diritti civili. Non potendo di fatto più discutere per i vincoli imposti anche da Unione Europea di come dividerci la torta e di come farla crescere, la politica di fatto è spostata a parlare esclusivamente, diciamo, di diritti civili, che non vuol dire che questi siano insignificanti, ovviamente, ma appunto è come una politica depotenziata. La prima parte del libro si confronta con una prospettiva che parte dall'economia classica, da Smith, Ricardo, passa attraverso Marx, per cui in qualche modo riprendere il suo filo anche criticamente con Keynes e Sraffa, e ci presenta una visione della politica, appunto, dove la questione fondamentale è quella dei rapporti di forza tra i gruppi sociali, di come dove i redditi che non derivano dal lavoro non sono dei contributi produttivi di vari fattori di produzione, ma come appunto sono il sovrappiù prodotto dai lavoratori, come viene conteso da rapporti di forza tra le classi, e in cui la disoccupazione può essere, in condizioni capitalistiche e particolari, può essere una condizione normale dello sviluppo economico. A questo contrappone Cesaratto la visione marginalista, per cui
i mercati tendono, esemplificata diciamo dall'idea che nell'economia lasciata a se stessa, a ciascuno va dal suo, quindi i vari redditi sono semplicemente remunerazione dei vari fattori della produzione, il salario tende a uguagliare la produttività marginale del lavoro, l'interesse a uguagliare la produttività marginale del capitale, e quindi che con l'adeguata flessibilità i lavoratori disoccupati si potrebbe raggiungere sostanzialmente la piena occupazione, cioè, dice, quindi se siete disoccupati la colpa è di vostro papà, che ha fatto lo sciopero che ha difeso una estrema rigidità, no, dei salari. E in questo contesto appunto nasce anche l'idea della moneta come intermediario e l'idea che ci sia un tasso naturale di interesse in cui domande e offerte si equivalgono, e quindi il problema sostanzialmente sia l'indipendenza delle banche centrali, no? un tema ricorrente nel dibattito, diciamo in come ci viene presentata la necessità dell'assetto europeo. La seconda parte riguarda la crisi contemporanea e troviamo una serie di temi che, come Rosso, abbiamo toccato diverse volte nei nostri incontri. Quello che Sergio definisce il peccato originale, no? Di debitarsi in una valuta straniera, la logica dell'euro con l'idea forte che si possa parlare non tanto di un fallimento dell'euro, ma di un successo nel tentativo di, appunto, di attuare una deflazione competitiva tra i paesi. Particolare mercantilismo monetarista della Germania, che magari è un tema su cui conviene tornare, la questione dello spread, dell'austerità, la questione delle politiche, del ruolo strategico, anche con i suoi limiti, no? In qualche modo adottato da Draghi e dalle sue misure non convenzionali della BCE. Nel far questo, Sergio affronta degli essenziali nodi politici. Il tema dell'irriformabilità dell'Unione Europea, un tema su cui abbiamo insistito diverse volte, anche come gruppo, insomma. L'incompatibilità, cito, tra una costruzione sovranazionale che priva le classi lavoratrici del loro terreno di conflitto e la democrazia, e la conseguente necessità di riappropriarsi dello spazio nazionale come campo di esercizio del conflitto redistributivo, un conflitto regolato essenziale per la democrazia. Ecco, una cosa che colpisce del testo è che Sergio non propone soluzioni facili, nel senso che riconosce gli effetti positivi che potrebbe avere ad esempio la svalutazione, oppure riconosce l'importanza di una politica industriale, ma nulla di questi elementi di per sé gli sembrano garantire un'inversione di rotta senza qualche forma di controllo politico sulla bilancia commerciale e quindi sui movimenti di merce e di capitali. Cita a un certo punto, parlando delle diverse modalità di cedimento, no, alla logica appunto dell'Unione Europea dell'euro, quella di Mitterrand e quella di Tsipras, cita una frase di Mitterrand dove dice: in economia ci sono due soluzioni, o sei un leninista o non combinerai nulla, nel senso che in mancanza di uno scatto politico, con anche un certo sostegno delle masse popolari, ogni singola misura risulta difficilmente pensabile. E su questo vorrei un po' lasciare la parola a Sergio, perché anche recentemente su un articolo del Fatto, pubblicato sul Fatto, Sergio parla di insostenibilità politica dell'euro e dice: l'euro probabilmente saremo di fronte a un crollo a caldo dell'euro, quindi non a un'uscita concordata, una forma in qualche modo pacifica, ma alla possibilità o di uno shock bancario, ad esempio, o invece di un lento protrarsi di questa situazione a livelli sempre più bassi e per le condizioni sia dei singoli paesi che per le classi lavoratrici.
Un ultimo spunto, poi cedo veramente la parola a Sergio, è per spiegare un attimo il titolo di questa iniziativa, perché noi abbiamo voluto anche un po' forzare il discorso sul tema del referendum, dicendo si tratta sì di difendere la forma, ma anche la sostanza, perché crediamo che senza questo passaggio gli argomenti, la nostra lotta risulti fortemente, diciamo, depotenziata. È importante capire il nesso tra forma e sostanza di questa controriforma di Renzi, perché da un lato per un motivo di merito, nel senso che se adesso tanti sono i temi lanciati dai promotori della riforma, compreso anche un certo anti-europeismo, no, più o meno di facciata, invece sono chiarissime le motivazioni nelle relazioni introduttive ai disegni di legge, cioè perché è così urgente fare questa riforma. Il disegno di legge costituzionale dell'8 aprile 2014 spiega: lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea, in particolare l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio, le sfide derivanti dall'internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale. Queste sono le ragioni adotte a sostegno della riforma. E come spiega ad esempio Luciano Barracaracciolo, i nuovi articoli 55 e 70, mentre ci si guarda bene da toccare ovviamente il pareggio di bilancio, ad esempio, no, tra le varie riforme, tra i vari articoli che potevano essere riformati, questo ovviamente non è toccato, ma nuovi articoli 55 e 70 si introduce nella Costituzione un riferimento esplicito all'Unione Europea, quindi non semplicemente a limitazioni della sovranità per perseguire ad esempio un fine di pace, ma si scrive nella Costituzione stessa il nome di questo organismo a cui va ceduta sovranità, si indica abbastanza chiaramente. E poi ci sono motivi non solo di merito, ma appunto di motivi politici, nel senso che si stanno aggregando intorno a questa battaglia, al di là del suo contenuto tecnico, no, una serie di forze, anche se non tutte coerenti, no, che lasciano intravedere, possono permettersi di intravedere fino a che punto si è spinta l'incompatibilità tra trattati dell'Unione e il modello sociale e il fondamento della sovranità popolare per come appaiono nella nostra Costituzione. Quindi speriamo, noi lottiamo perché vinca ovviamente il no, ma speriamo che sia anche un'occasione di acquisizione di coscienza e di dibattito su queste tematiche. Lascio la parola a Sergio. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie a voi che siete qui. Dunque, diciamo, tentativo di questo libro, giustamente, diciamo, una parte didattica, una parte politica. Certamente è quello, cioè, l'idea è che, insomma, l'economia la possono capire tutti e che questo sia importante in una democrazia, anzi, cioè uno degli elementi più, così, più odiosi attraverso cui passano certi messaggi è quello, insomma, dalla gente vengono fatte certe scelte però voi non potete capire perché. Dietro ci sono dei guru dell'economia, ci sono gli studiosi di economia che, sapete, sono degli scienziati, l'economia è come la fisica, abbiamo più un fisico economista, l'economia è come la fisica, una scienza conta l'ultimo articolo scritto, è scritto naturalmente in termini molto difficili, dovete avere perlomeno un dottorato per avere un'intuizione di quello che questi economisti dicono, insomma, quindi dovete fidarvi di noi, l'economia, la scienza economica diventa un latinorum che appunto che noi poveri contadini non capiamo. E dobbiamo quindi sostanzialmente fidarci. In realtà non è affatto così. L'economia, diciamo, da quella dominante, diciamo, da quella che è dietro le scelte politiche che a noi sembra di dover contestare, è un'economia non particolarmente nuova,
nasce alla fine del XIX secolo, quindi nulla che è sulla frontiera, perché nel suo cuore analitico sono delle proposizioni che hanno un secolo e mezzo, che va benissimo, io non sto contestando, sto dicendo che sono vecchie, anzi, questo approccio dominante nel libro viene contrapposto a una cosa che è ancora più vecchia, cioè l'approccio dell'impostazione di Ricardo, di Marx. Quindi non sto giudicando se una teoria è buona in base al tasso di novità, anzi, quello che non credo affatto è che valga il messaggio che si vuole far passare appunto che l'economia è una scienza inconoscibile, perché ormai c'è una montagna di conoscenze che si sono accumulate in 2 secoli e mezzo di storia dell'economia, che collassano tutte nell'ultimo articolo scritto, che naturalmente voi non potete capire. E che probabilmente anche tra gli stessi economisti poi possono capire talmente quella specializzazione, ma questo, ecco, non è vero, cioè nel suo cuore analitico quello che infatti diciamo, economisti cioè, un pochino più avveduti come per esempio Paul Krugman, no? Che per certi versi un po' è stato un po' un compagno di strada in questi anni, che è l'ala radicale, l'ala progressista del diciamo dell'approccio dominante, spesso diciamo esprime le sue idee con dei modellini molto molto semplici che appunto uno studente del primo e secondo anno può capire, dicendo poi dopo quando devo fare l'articolo scientifico ci metto dentro un armamentario più matematico, ma quello è fumo, lui sa benissimo che le cose che vuole dire le può dire in termini molto più semplici usando quello che uno studente del primo o del secondo anno di economia sa, ma io direi anche di più, che in fondo molte cose che lui dice possono essere espresse in termini che qualsiasi persona a cui piaccia leggere un libro, ecco, quello è lo spartiacque, diciamo, una persona in buone letture può capire. Infatti lui stesso ha un blog in cui cerca di spiegare le cose, le proprie idee a persone, ecco, mediamente colte, intese come persone che leggono un libro al mese, quello è il livello culturale. Quindi diciamo, l'economia può essere resa in qualche modo accessibile. Una chiave, una chiave del libro è farlo contrapponendo, qui lo faccio contrapponendo due impostazioni, cioè un'impostazione appunto quella più antica degli economisti classici e di Marx, che forse diciamo per quelli di noi che hanno qualche anno di più non è qualcosa di veramente nuovo, perché insomma, bene o male negli anni 60 o 70 certe idee penetravano, come, no? Lo slogan dell'autunno caldo era il salario come variabile indipendente, che è una cosa che veniva dritta da sraffa, magari un po' deformato, un po' esagerato, però ed è, il filtro fu Claudio Napoleoni, a 50 km da qua, 60-70 km da qua, c'è una facoltà di economia fondata all'inizio degli anni 70 da un gruppo di economisti sraffiani e il sindacato dei metalmeccanici, sostanzialmente la facoltà di economia di Modena. Quindi 30-40 anni fa queste, diciamo, la consapevolezza dei temi economici nel movimento operaio, nel movimento socialista era molto più profonda di quanto è oggi, in cui subiamo quotidianamente un lavaggio di cervello. Quindi dal punto di vista didattico mi funziona a lezione e insomma, mi sembra che stia funzionando anche nel libro, contrapporre due teorie, quella diciamo appunto che si rifà agli economisti classici, a Marx e poi a Sraffa, e l'impianto, il cuore diciamo dell'impianto tradizionale, la teoria dominante, viene chiamato neoclassico, marginalista, è didatticamente molto, molto utile, perché si capisce molto meglio quando si vedono due punti di vista. Se avessi presentato
solo un punto di vista, magari quello critico, non si sarebbe capito così bene. Molto, e comunque uno presenta anche il punto di vista dominante per vedere che armi ho per contestare il punto di vista dominante e che cosa gli posso contrapporre. Quindi questa è un po' la chiave. E mi sembra che questo possa contribuire appunto in un momento di incertezza come questo e anche di smarrimento della sinistra, che c'è un enorme smarrimento della sinistra in questo momento, tant'è che sta scomparendo in un certo senso. Come dire, cercare di rifornire, di rimettere un attimo dei punti, dei paletti, sia diciamo un'operazione politicamente importante. Ieri sera abbiamo presentato il libro a Pisa, e diciamo, questo è un dibattito molto, molto emerso. Ecco, rimettere un po' di paletti, di punti di riferimento in un momento di estrema incertezza proprio di esattamente che cosa sia la sinistra sembra un punto di vista importante. Questo nel libro cerco anche di ovviamente non solo di appunto di contestare alcune proposizioni della teoria dominante, cioè perché non è automaticamente vero che una divina flessibilità dei salari o la liberalizzazione dei mercati porti automaticamente alla piena occupazione. Anche lì, richiamando delle cose che, ecco, 20-30 anni fa erano penetrate nel movimento operaio, cioè 20-30 anni fa a Modena, nelle 150 ore o quant'altro, che c'è un dibattito, che a Cambridge era successo qualcosa, Sraffa stava a Cambridge, e che a Cambridge avevano contestato analiticamente la teoria dominante dicendo guardate che le curve non sono fatte in questo modo, cioè ci sono delle incoerenze. Contestato la teoria dominante non perché non ci piace, non perché, ma perché è sbagliata, analiticamente, scientificamente. Erano penetrate queste idee. E in quel momento la teoria dominante, negli anni 60 e 70, si preoccupò molto di queste critiche che venivano, dico, dalla Cambridge in Inghilterra, perché lì stava Sraffa e gli italiani che gli stavano attorno, insomma, che furono protagonisti di questa critica. E la teoria dominante si preoccupò molto. E appena, diciamo, l'aria politica nel paese mutò, nel mondo mutò, corso degli anni 70, l'avvento di Reagan, della Thatcher, il crollo dell'Unione Sovietica, quelle critiche, l'operazione è stata quella di rimuovere quelle critiche e non parlarne più. Discutevamo appunto con Andrea, un collega che è qui, ma non si parla più di queste critiche che erano state mosse negli anni 60 e 70 alla teoria dominante. Ripeto, critiche del merito, non dire non ci piace, non siamo, proprio non funziona. Non se ne parla più, volutamente non se ne parla più. L'operazione più che funziona meglio quando vuoi contestare qualcuno è riuscire ad ignorarlo. Questo è il modo, no, di se vuoi veramente, non so, però umiliare qualcuno è non ascoltarlo. Quindi diciamo l'eterodossia ha continuato a un po' a strillare, a cercarsi di farsi sentire, ma è un'eterodossia nel corso degli anni 70 e 80 che però perdeva il sostegno dei movimenti popolari dietro, e quindi si è smarrito anche poi per la frantumazione appunto dei movimenti popolari. Si è smarrito il senso di quelle idee di economia eterodossa che appunto negli anni 60 e 70 erano penetrati nel movimento operaio, appunto con la frantumazione del movimento operaio stesso, con l'indebolimento dell'eterodossia nell'accademia e l'ortodossia cominciava semplicemente ad ignorare queste critiche.
Le cose poi si smarriscono, quindi diciamo un'operazione anche di recupero, no? Molti mi dicono, io non le sapevo queste cose, non me le dicono, queste cose all'università non si parla più, infatti non se ne parla più, era l'operazione più semplice, non parlare più delle cose, però appunto molti più giovani sgraffano, prima volta che ne sento parlare, secondo me un operaio militante della FIOM degli anni 70 dice chi era sgraffa, sgraffa qualcosa sicuramente sapeva, e quindi diciamo questa è un'operazione di rimettere dei paletti, di recuperare anche una memoria se vogliamo, appunto in un momento che certamente di smarrimento della sinistra, il momento di smarrimento della sinistra è fortissimo, due motivi: uno, il crollo dell'Unione Sovietica, non è una cosa di oggi, ma è una cosa di 20 o 30 anni fa, ormai 30 anni fa, abbiamo 25, 89, 90. Quindi quello è un evento, diciamo, epocale e lacerante per la nostra identità. E in secondo luogo, la deriva, che gran parte della deriva della terza via, del blairismo, del dalemismo, anche se ora D'Alema si ricicla come personaggio di sinistra, la deriva neoliberista della sinistra è stato l'altro colpo mortale, per cui oggi abbiamo questa situazione paradossale, anche drammatica, a cui la destra si presenta con delle tematiche, comunque come paladina di quelli che sono storicamente i ceti, le classi sociali di sostegno della sinistra, no? Trump o Theresa May o la Le Pen. Salvini solo perché è un imbecille, perché riflette una tradizione liberista che in Italia permea sia la destra che la sinistra, cioè la Le Pen, che riflette una tradizione statalista francese, cioè se Salvini fosse intelligente si presenterebbe non come uno che vuole portare l'imposizione fiscale al 15% per tutti, si presenterebbe come uno che vuole difendere la progressività dell'imposizione fiscale e che vuole difendere lo Stato sociale, come fa la Le Pen. Salvini è veramente un imbecille, dovrebbe, però riflette la nostra tradizione neoliberista che pervade, ahimè, questo paese, a prescindere di destra e sinistra, insomma. Sì, qui sì. Salvini è veramente un imbecille da questo punto di vista. Delle volte, se la prossima volta incontrare Claudio Borghi, il suo consigliere economico, ispiratore di queste idee, dico, sei proprio fisso, insomma, dovresti ispirare a Salvini delle parole d'ordine molto diverse, molto più simili a quelle della Le Pen. Insomma, però la sinistra, come dire, mi viene furioso, non sto dicendo, se incontro il consigliere di Salvini gli dico quello che deve fare, gli passo e gli dico adottate parole d'ordine di sinistra. È difficile questo dirlo a qualche esponente della sinistra. Cioè non probabilmente gli dice un sì di facciata, ma la sinistra italiana, questa è un'autocritica che dobbiamo farci come sinistra italiana, questa sì molto più antica. La sinistra italiana non ha mai veramente introiettato il keynesismo, l'idea dello Stato sociale, a parte questa regione, con il paradosso, diciamo, che come dire, il Partito Comunista Italiano qui era socialdemocratico, parlo socialdemocratico in senso scandino, in senso forte, in senso che cambi le cose, qui era socialdemocratico, ma a livello nazionale no, a livello nazionale la tradizione del Partito Comunista è stata quella di una commistione tra liberismo e stalinismo, come dire, la tradizione, ma
non solo prevalente, ma dominante, ma proprio prevalente, io dico, prevalente punto, cioè 100%, che aveva naturalmente i suoi simboli in Amendola Napolitano, Amendola il suo figlioccio napolitano, ma io, no, come dire, in Grao, grande poeta, ma il libro vengono trentina, poi dico qualcosa, la cosiddetta, diciamo, è una tradizione, quella certamente semplificata da Amendola e poi da Napolitano, di assolutamente non credere in un'economia, in un pensiero economico diverso. Il Partito Comunista non ha mai condiviso il keynesismo, quindi il pensiero economico condiviso da Amendola e poi da Napolitano e dalla maggior parte degli esponenti del Partito Comunista, in fondo credere nella teoria dominante, quindi che le economie capitalistiche funzionano bene se in fondo i lavoratori non disturbano troppo chiedendo salari troppo alti, cioè il moderatismo salariale e l'idea che esistono degli interessi nazionali a cui i lavoratori devono sacrificare le loro ambizioni distributive, è una cosa che nella tradizione della sinistra del Partito Comunista, più che del Partito Socialista, del Partito Comunista è molto 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 dentro. Napolitano non è un caso, non è che Napolitano ha cambiato idea rispetto a 40 anni fa o 50 anni fa, Napolitano è sempre lo stesso, no? Questa tradizione degli interessi nazionali, la parola austerità l'abbiamo imparata, mica da Monti, non abbiamo imparato, non voglio nominare un altro santo della sinistra, no? Sant'Enrico. Quindi qui c'è da dire, ecco, se da un lato nel movimento operaio, in una fase, un po' diciamo, di un approccio economico eterodosso è penetrato, come dicevo prima, si è smarrita questa, la facoltà di economia di Modena era, è stato l'esempio più, forse più bello, no? di economisti che condividevano quel pensiero eterodosso e il legame con il movimento operaio, però nella tradizione del Partito Comunista c'è una grave, terribile pecca. Libro che io veramente consiglio a tutti di guardare, un libro splendido di Leonardo Paggi, che si chiama I comunisti italiani e il riformismo, ne ho PDF, si dovrebbe dire ufficialmente, non PDF, ma un libro vecchio, che mi mandano le mail e glielo mando, anzi credo che se uno fa Paggi, I comunisti italiani e il riformismo, su Google, che l'hanno anche messo in rete, un libro straordinario che spiega perché il Partito Comunista non è mai stato riformista. Uso la parola riformismo nel senso riformismo socialista, e non adesso la parola riformismo è contro riformismo, no, la parola riformismo nel senso nostro, di cambiare realmente. Cioè, il Partito Comunista non ha mai creduto che si potesse avere un capitalismo migliore, come la migliore socialdemocrazia nordica ha creduto. Il Partito Comunista ha sempre ritenuto avanzamenti sociali dei lavoratori come sovversivi. Cioè la svolta di Lama, il convegno del CESPE del 76, quindi più anziani di voi se lo ricorderanno, non sono casi. Il Partito Comunista ha ritenuto sempre il avanzamenti troppo radicali dei lavoratori come sovversivi, il che è una cosa che farebbe inorridire un socialista, un socialdemocratico scandinavo. E questo perché il Partito Comunista, cioè, l'idea delle compatibilità, no? Più anziani di voi, quante volte ci siamo sentiti dire, non dai Monti, che già all'epoca erano ben attivi, le compatibilità, il movimento operaio deve rispettare le compatibilità. Queste parole d'ordine del Partito Comunista, cioè abbiamo, come dire, non solo da recuperare certe cose, ma anche fare conti con una tradizione, cioè, l'idea di una scissione, la sinistra del PD oggi è ciò di,
esattamente questa tradizione, cioè i Bersani e poi i Figliocci, Enrico Letta, Letta non viene dal Partito Comunista, ma insomma poi alla fine le cose si incontrano, non a caso. Sono questa tradizione, le compatibilità, gli interessi nazionali, gli avanzamenti dei lavoratori come sovversivi, è questa tradizione, che è una tradizione che noi dobbiamo, come dire, abbiamo un compito difficile, perché c'è da combattere una tradizione profonda nella storia della sinistra italiana che è terribile. Cioè, ci sono delle affermazioni, un altro libro che vi consiglio, questo appena uscito, è di uno dei miei maestri, che è Massimo Pivetti, uno dei fondatori della facoltà di economia di Modena, insieme a Benaldo Vianello, che penso molti di voi, non si ricordano anche Pivetti, insieme a Sebastiano Brusco, Paolo Bosi, insomma, penso di fare anche nomi che più o meno conoscete. Ma Massimo Pivetti adesso ha pubblicato un libro, siamo docente più giovane, che si chiama Aldo Barba, che è una scomparsa della sinistra in Europa, che è un atto di accusa molto, c'è una mia recensione, poi assume il libro su Mico Mega, si chiama Il tradimento della sinistra, che è un atto di accusa molto molto forte nei confronti della sinistra italiana e in parte diciamo della sinistra francese, nei riguardi della sinistra italiana, ma però Pivetti era uno che appunto partecipò al convegno del CESPE, era per i più giovani, lo dico, era una sorta di ufficio studi del Partito Comunista negli anni 70, un luogo che contava parecchio, e diciamo preparò in qualche modo la svolta dell'epoca, la scelta di moderatismo da parte del Partito Comunista, il quale evidentemente aveva subito l'autunno caldo, aveva subito lo spontaneismo operaio dei lavoratori della prima metà degli anni 70. E già allora Pivetti, e questo combinava il CESPE, lui e un altro, Mario Domenico Muti, furono l'unica opposizione contro questa svolta moderata, e Lama e Trentin ebbero parole dure contro Pivetti. Giancarlo Paglietta definì Pivetti simbionesi, era un gruppo terroristico americano, e Giancarlo Pivetti, niente meno che Giancarlo Paglietta, che non era l'ultimo esponente del PC, definì Pivetti simbionesi. Ecco, quindi questa tradizione eterodossa, a scuola di Modena sostanzialmente, fu piattata in questo modo dal Partito Comunista, che è quello delle compatibilità. C'è una continuità con il governo Monti, appoggiato da chi? Continuità terribile con quello che sta succedendo adesso. Cosa vorrebbe Bersani o la sinistra PD al posto di Renzi? Ricoletta, siamo, come dire, una cosa di terrificante. Quindi capite la valenza. Adesso non dovrei essere io a mettermi a farmi apprezzare il mio libro, però lo sto apprezzando un po' di più via via, cioè mi rendo conto come, cioè, dare, siccome le cose poi si possono capire, i termini delle questioni, e i termini delle questioni sono molto complessi. Questo Diego lo diceva bene, c'è, cioè, il che fare ieri come oggi è, per un governo seriamente di sinistra, un governo seriamente popolare, le questioni sono molto complesse. Pivetti, nel mio libro, e riflettendo cose che ho imparato da Pivetti, o anche da Garegnani, che sono il mio maestro, che era l'allievo che è diretto di SRAF, un punto, diciamo, la difficoltà che un programma economico di sinistra molto avanzato può incontrare fu l'esperienza di Mitterrand, appunto Diego richiamava, nel 1981-82.
Mitterrand andò al governo con un programma molto avanzato, che è un programma, diciamo, di keynesismo, da un lato di nazionalizzazioni del sistema bancario e del sistema produttivo, e anche producendo anche di elementi di democrazia industriale, e dall'altro un programma keynesiano di sostegno della domanda. Dopo pochi mesi, queste politiche keynesiane di sostegno della domanda effettivamente i salari reali crebbero, le pensioni crebbero, quindi il governo Mitterrand nei primi mesi fece le cose. La Francia dopo pochi mesi si trovò con un buco di bilancia commerciale molto grande, vale a dire, se un paese, un governo progressista in un paese fa delle politiche di espansione della domanda, comincia a importare dagli altri paesi, a meno che gli altri paesi facciano anch'essi politiche keynesiane. Ma la Germania, come se, poi parleremo della Germania, grande problema geopolitico europeo del mondo, la Germania non faceva allora, non fa adesso, politiche di espansione della domanda, anzi, come sempre è un modello teso più a vendere agli altri che comprare agli altri. E Mitterrand aveva due scelte, e una situazione simile si era presentata anche nel Partito Laburista pochi anni prima, nel 75-76, anche il Partito Laburista, Wilson, dovette fare una scelta, perché fronteggiava un disavanzo commerciale, un disavanzo con l'estero. Insomma, questi governi di sinistra avevano un'alternativa: o in un qualche modo applicavi un po' di protezionismo, cioè controllo delle importazioni, cioè controllo delle importazioni, che significa, cara Germania, cari partner, noi non è che vogliamo comprare meno da voi, però non vogliamo nemmeno che voi ve ne approfittiate della nostra espansione della domanda interna. Noi compriamo la stessa quantità di cose. Tuttavia, voi non potete, o espandete anche voi, quindi voi vendete di più a noi e noi vendiamo di più a voi, oppure se non lo fate, noi. Quelle misure, che naturalmente è molto complicato pensare a questo tipo di misure, ma può darsi sia un tipo di misure a cui può essere costretto come governo di sinistra. Se vuoi perseguire le politiche, le scelte che fece Wilson nel 76, queste, le posizioni che vi sto dicendo, le Labour Party erano sostenute da Tony Benn e da alcuni economisti che erano questi a Cambridge, queste posizioni furono sconfitte, poi il primo ministro diventò Callaghan, e la Labour Party accettò prestiti del Fondo Monetario Internazionale, quindi con l'imposizione di misure di austerità, e quindi, diciamo, non perseguì il governo Callaghan, perseguì politiche di stampo monetarista, diciamo. La stessa cosa, il governo Mitterrand rinunciò al proprio programma di nazione, al proprio programma keynesiano, si aggiustò i conti con l'estero come si aggiustano di solito, cioè con una restrizione alla politica deflazionistica, quindi accrescendo la disoccupazione e diminuendo il tasso di crescita, e il governo Mitterrand proseguì con un normale governo conservatore. Questa, diciamo, e allora le circostanze potevano essere migliori, perché uno, la Francia, l'Inghilterra era più in difficoltà, ma la Francia certamente aveva una matrice industriale di una certa robustezza, quindi un po' più c'era ancora l'insieme dei paesi socialisti, per cui la chiusura, il controllo delle importazioni poteva rivolgersi verso alcuni paesi capitalistici, ma aveva la possibilità, come dire, di accordi commerciali con il blocco dei paesi socialisti. Che oggi le cose sono più complicate, ma questo io non so come se ne esce, però vi voglio segnalare come sia molto, molto difficile
a meno di scelte molto coraggiose per potenziale governo popolare implementare politiche di crescita e di piena occupazione. Cioè, questo può condurre a in una situazione molto più deteriorata, perché l'Italia 30 anni fa aveva una matrice industriale quasi produceva tutto. Adesso, lo sapete perché vivete poi nei cuori industriali del paese, la matrice industriale è smantellata e quindi questo rende molto più difficile fare da soli. E il blocco socialista non esiste più, la situazione è molto molto più complicata. Queste sono le drammatiche, in piccola la situazione che ha vissuto Tsipras, però per Tsipras naturalmente il problema è ancora più drammatico. Si tratta di un paese piccolo, una piccola industria, quindi andare da soli fuori dall'euro era molto molto più complicato. Più naturalmente noi sono state fatte queste scelte che non sono solo dell'euro, ma anche prima forse del sistema monetario europeo. L'Italia, il paese ha, come nella sua, la borghesia di questo paese, diciamo, messo che si possa parlare della borghesia. Io poi non voglio parlare, magari altri 5 minuti così, poi lasciamo. La scelta dell'euro è in un certo senso, facciamo autocritica qui, veramente forse più di me, non è che voglio adesso, però anche economisti molto più avveduti e con maggiore esperienza di quanto potessi avere me, io non ci si è accorti in che trappola ci si andava a cacciare. L'Italia credo che voci proprio contro l'adesione all'euro, io temo che non se ne siano sentite, e questo diciamo è molto grave. All'estero via via qualcosa si è sentito, in Italia la consapevolezza è stata una grave colpa, insomma, del però la scelta dell'euro, che in fondo è una scelta disciplinante per il paese, guardate, da adesso si riga dritti, come l'ha messa Paola Schioppa, adesso dovete imparare la durezza del vivere, cioè basta stato sociale, basta troppi diritti, qui si sgobba al salario di mercato, no? Ecco, i vostri nonni e bisnonni hanno sgobbato, sfacchinato, adesso tocca a voi, basta, come se la gente poi, no, 20 o 30 anni fa, chissà che cosa si godesse, no? Quasi che veramente l'Italia fosse il paese del ben godi, no, forse qualcuno se ne approfittava, magari nel pubblico impiego, però insomma, grosso modo, in fabbrica si è sempre sgobbato e lavorato. Quindi lei è una scelta disciplinante rispetto al paese, però preceduta da altre scelte disciplinanti, il sistema monetario europeo, i cambi fissi del sistema monetario europeo, fu un'altra scelta disciplinante. Qui in quell'occasione il Partito Comunista nel 79 si oppose, e tra l'altro il discorso lo fece Napolitano, divertente, Alberto Bagnai, tramonto dell'euro, riporta il discorso di Napolitano, probabilmente glielo scrisse Luigi Spaventa, contro l'adesione dell'Italia allo SME, perché capì che aderire ai cambi fissi vuol dire: guardate, noi non svalutiamo più la moneta e non accomodiamo quindi la maggiore inflazione, il paese svaluta per, come dire, compensare la perdita di competitività di avere un'inflazione più alta dei concorrenti. Quindi aderire allo SME è un messaggio ai sindacati: basta, è finita la festa. Se chiedete aumenti salariali che si traducono in maggiore inflazione, noi non svalutiamo più e il paese perde competitività ed è colpa vostra. Il Partito Comunista riebbe un barlume